in sala, ma soprattutto il protagonista e il regista di questo film, il regista Alessandro Pondi e Beppe Fiorello. Che, eccoli. Sì, eccoci qua. Prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Salve. Eccoci qua. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. È nelle sale in questo momento. Sì. Un vostro film. È proprio nelle sale da giovedì, e si intitola Chi m'ha visto. Siamo, non dire niente, siamo molto vediamo felici. Il trailer. Siamo vediamo molto prima felici, il poi ti dico perché siamo felici. Va bene, vai. Ma è una cosa proprio calda calda, calda. Una bella notizia. Dov'è? Qua? Parla. Marti, sei tornato? E quando te ne vai? Io non sono tornato. Ho suonato anche con i grandi musicisti, sono Pausini, con Morandi. L'autografo? Dove te lo faccio? Sì, il tuo. Io volevo quello di Jovanotti, mica il tuo. Sono 30 anni che faccio il chitarrista, chi m'ha visto? Senti, ascolta il tuo manager. Se non piace, non piace. Ma perché non vieni a suonare la chitarra in chiesa? Sta cosa del solista non è perdere te. Tu devi continuare a fare il tornista. Oh, ma che ti chiamo? Non sparire, eh? Le faccio vedere io. Se io sparisco, che non torno più, che non mi trovo, che fai? Ma tu quel coglione. Se lo cercano tutti, poi ne parlano in giornale. Se ne parlano in giornale, poi ne parla la televisione. Se ne parla la televisione, ne parla la radio. Questa è la svolta. Ma non è che ti hanno trascinato nel tunnel della droga? Buonasera a tutti quanti voi e benvenuti ad una nuova puntata di Scomparsi. Mio figlio, tanto bravo. Penso se quattro ne devo fare il mio monauso. Stiamo cercando tutti, sei un grande chitarrista. No? Sei scappato, sei sparito. Dai, lui è Sally. Ciao. Ma questo l'ha visto, va tutta a puttana. Io proprio a quello stavo pensando. Donna fuori! Non torno a casa. Dove sei finito, eh? Hai visto quanti artisti si sono messi in gioco? Sei forte. C'è un buono una cosa. Mi devi 50 euro per la spesa. Oggi sono la mia musica. Però se fai famoso, come la faccio ascoltare la musica? Che c'ho qua dentro? No, questo è uno dei comitati dove cinema e musica di alto livello si sono messi Eccolo qua. Eccoci. Beh, allora, ho visto che sta andando discretamente bene. Ma che discretamente bene? Ma l'avevamo preparata, la no, gag, è bellissima, è venuta davvero bene. Siamo felicissimi perché poche ore fa ci è arrivata una bella notizia, per chi fa il nostro lavoro, chiunque, insomma, è felice se l'opera che ha portato avanti, per la quale ci siamo spesi, ci siamo divertiti, abbiamo faticato e tutta una serie di cose, possa andare bene, possa essere gradita dal pubblico. Quindi la notizia di questa mattina è che il film, questo film, sta nella top 5 dei film in uscita questo weekend, e quindi siamo molto contenti e lo dobbiamo al pubblico, alla gente che sta andando al cinema, esce dalla sala molto divertita. È una commedia, come avete capito, e gira un po' intorno al mondo della musica. Avete notato la partecipazione di molti artisti della musica italiana, e credo che questo sia un film che vanta un Guinness dei primati, perché c'è la partecipazione di almeno 40-50 artisti della musica italiana. Qui avete visto Morandi, Giuliano Sangiorgi, ma c'è Jovanotti, Lorenzo, Emma, Elisa, Neck, J-Ax e tanti altri grandi artisti della musica che si sono prestati a questa commedia, a questo gioco. Dove tra gli altri c'è anche Pierfrancesco Favino, lo ricordiamo tra perché ha un altri, ruolo marginale naturalmente nel film. No, Favino è il protagonista di questa storia in realtà, non è qua perché sta su un set, sta girando il prossimo film di Gabriele Muccino, si trovano a Ischia, quindi non poteva essere qui con noi, ma vi saluta tantissimo ed è lui che conduce, diciamo, la parte comica del film. Il tema del film, Alessandro, è quello del, cioè, risponde un po' alla grande domanda, una delle grandi domande esistenziali tra l'apparire e l'essere, no? Sì. Viviamo un po' in una società in cui l'immagine, i contenuti, ad esempio video sui social network, in digitale, cresce esponenzialmente. Noi stiamo sempre di più sui video e l'immagine in generale diventa centrale. Sì. Siete partiti un po' anche da questo? Assolutamente sì, siamo partiti da questo. Ci piaceva affrontare il tema dell'identità
e quindi l'essere, diciamo che se Shakespeare fosse nato oggi avrebbe scritto forse molto probabilmente essere o apparire, questo è il problema. Il tema è appunto del essere o invece essere sovraesposti, essere entrare in questo nuovo mondo che ormai è il mondo del social network, il mondo della visibilità, dove non si sa esattamente quando sei dentro, se quello che fai vedere di te sei esattamente quello che sei o quello che vorresti far credere, quello che tu, chi sei tu, diciamo come viene veicolata la tua immagine. Quindi diciamo che la sovraesposizione oggi ci porta a farci delle domande, chi siamo veramente, quella persona che ci sta vendendo se stessi o forse un prodotto. Allora proprio questo film, che è la storia appunto di un chitarrista talentuoso che si domanda se forse io non sono sovraesposto, quindi io vivo nella mia nicchia, nel mio mondo musicale, spero tanto e vorrei tanto raggiungere il mio successo. E come faccio quando sono accerchiato da persone che sono sovraesposte? E in questo caso abbiamo giocato sul gioco dello scomparire, che in una società dove è così importante esserci nei social network, esserci quindi sovraesposti, in questo caso sottrarsi è un modo particolare per attirare l'attenzione su di sé e quindi ancora di più esserci. Mi fermo ancora un attimo. Il film è molto più allegro, sì, di così, meno male. Cioè il film è molto più comico di come lo raccontiamo, certo. Quindi se stasera volete farvi le risate, se stasera volete fare una riflessione filosofica, sì, sulla differenza tra apparire e essere, esatto. Manca adesso, se volete potete già andare, tanto il primo spettacolo alle 3:30. Il primo spettacolo c'è uno spettacolo alle 3:30. Vabbè, siete tutti si di Firenze? Grazie per l'entusiasmo. Siete tutti di Firenze? No. Ah, quindi siete venuti qua un po' da fuori. Vabbè, ci potete andare però dopo. Andateci pure dopo. Stasera alle 8, va bene le 8. Alle 8 va bene. Alle 8 è una minaccia, non è una proposta questa. Volevo restare un attimo sull'apparire, perché la realtà cinematografica ha raccontato spesso questo tema, arrivando addirittura a raccontarne gli estremi, come in Reality di Matteo Garrone, dove sì, la voglia di apparire del protagonista, cioè di partecipare al Grande Fratello, lo porta a perdere totalmente se stesso e totalmente il contatto con la realtà, distaccarsi, sì, con la realtà. È un rischio che corriamo un po' tutti, magari, Beppe, questo? Di andare al Grande Fratello, sì. Sì, esatto. È un rischio che corriamo tutti, ma non lo so, poi alla fine, viviamo in un'epoca in cui ormai tutti possono fare tutto, tutti possono dire tutto, appariamo, scompariamo, non lo so, guarda, penso che sia un'epoca molto divertente, io la vedo un'epoca divertente dove possiamo veramente, siamo liberi di dire la nostra, spesso si dicono troppe cose, altre volte si dicono troppe cazzate, spesso siamo tutti esperti in materia, di qualunque essa sia la materia, sono tutti critici cinematografici, sono tutti critici discografici, sono tutti diventati tutt'ologi, bravi a dire tutto, quindi tuttologi all'ennesima potenza, questo crea un po' il social in generale, però va bene così. Va molto bene così, poi c'è l'aspetto quello più crudo, apparire a tutti i costi perché bisogna esserci, perché se non posti la pasta con le cozze che stai mangiando mo, sembra che non ci stai, capito? E allora c'è questa voglia di esserci a tutti i costi, non lo so, io penso che non rischiamo niente, non c'è da rischiare o non rischiare, c'è da gestire forse in maniera intelligente, dire la propria quando è giusto dirla, insomma non è facile analizzare quest'epoca, non è semplice, io la trovo un'epoca divertente, non so dove ci porterà, dove andremo a finire, non lo so, in fondo stiamo sostituendo Twitter o Instagram con la piazza del paese, una volta c'era il baretto nel paese, si andava lì e si chiacchierava, oggi si chiacchiera su Twitter, su Instagram, va bene così, non lo so, divertiamoci. Però c'è un tema che ad esempio avevamo sollevato ieri con qua su questo palco, ieri sera ha cantato tra gli altri anche Levante, no? Che ha fatto una canzone Non me ne frega niente, che è un po' tematizzata anche sul tema delle speech, di cui ha parlato poi la Boldrini ieri mattina, sì, qua su questo palco. Come ci si difende, cioè ci si riesce davvero a fregarsene poi dei commenti negativi, delle critiche negative, non parlo necessariamente del film, ma parlo magari anche quelle a livello personale.
Io le critiche negative le blocco. Tu semplicemente o non le leggi. Ma perché io devo leggere una cosa negativa? Scusa, io voglio vivere nella positività. Quindi cerco di capire se è critica o se è gelosia, cioè, o se è invidia o se è cattiveria. Cerco di analizzare in quelle poche parole che scrivono. Però hai ragione tu, un po' colpisce, no? Se qualcuno ti scrive una cattiveria, un po' può colpire. Io cerco di usare un sistema molto banale, vado oltre. Quindi quando già dalla prima frase, dalla prima parola capisco che quella è una persona che ha un unico scopo, cioè colpirmi, e allora vado oltre, non lo guardo proprio, non li leggo proprio, vado solo sulla positività. Io devo vivermi, devo nutrire di positività, perché se no è finita, voglio dire, non vai più avanti. Se stai ad ascoltare tutti è finita, no, non è possibile. Meno che non devo ascoltare me stesso, quello che faccio, poi può non piacerti quello che faccio, ti posso stare antipatico e non venire al cinema a vedere un mio film, che ti posso dire? Però cioè, voi andateci, Assolutamente. Ah, sì, poi se mi volete scrivere delle cose brutte, scrivetele, non è un problema. Io... Però se sono andati a vedere, dopo no, che sono critiche, andati no, a ma vedere... c'è stato ad esempio qualche ora, un paio d'ore fa, su Twitter, ho letto una cosa che di una... poi non si sa mai chi sono quelli che scrivono le cattiverie, perché sono sempre Zorro74 e mettono la foto di un gattino. Cioè non è che poi hanno il coraggio di esporsi, perché ci sono molti, i codardi nell'epoca dei social sono proprio esplosi, perché il social ha bisogno anche di coraggio, di esporsi anche quando dici una cosa, una critica. Quindi mettete la vostra fotina col vostro indirizzo, la vostra faccetta, e allora io ci sto, accetto la cattiveria o la critica o l'insulto, però devo sapere chi sei, come ti chiami e dove abiti. Che hai detto così? Scusami, hai detto così suona in un certo modo, ma è giusto. Scusa, ma se io ti dico, oh Astrozio, il tuo film fa cagare, brutto pezzo di qua, pezzo di là. E c'è un gattino con scritto patacutaci patatapuda 64. È troppo facile. Mettici come ti chiami, dove e ti vengo a trovare, picciottoni. Allora, detto questo, quindi, non so quanti di voi dopo saranno dei gattini. O dei ciupacipetti, se avete qualcosa da dirmi mettiamoci alla faccia. E detto questo, perché io ci metto sempre la faccia, tutto quello che faccio ci devo mettere la faccia. Questo ragazzo che mi scriveva su Twitter mi ha scritto, oh ammazza, ti stiamo vedendo dappertutto fare promozione, ed è vero, io sto rischiando quella che si chiama sovraesposizione, lo sto facendo apposta e lo devo fare perché è mio dovere farlo, fare un film, fare un disco, fare un'opera, fare il pane la mattina, vendere, tutti noi vendiamo qualcosa in questo mondo, tutti vendiamo qualcosa, dicevamo prima, no? Quindi è mio dovere dover informare il pubblico che ho raccontato una storia, abbiamo fatto un film, ma io posso fare un film e poi starmene a casa. Il fornaio la mattina fa il pane e lo espone perché lo deve vendere a noi per mangiare. Un film per me è pane quotidiano, mi fa vivere, ci campo una famiglia ed è giusto che io lo venda. Se poi mi sentite sovraesposto, non mi seguite, non andate al cinema, ti interrompo, però su un punto vi coinvolgo entrambi. C'è un limite a questo discorso che è quello, diciamo così, del piacere a tutti, ovvero quando io faccio qualcosa la faccio naturalmente per venderla e nella speranza di venderla al maggior numero di persone. Qual è però il limite tra l'identità artistica propria, personale o del proprio prodotto e come dire come si scende a compromessi con quella volontà di piacere a tutti? Ma adesso dico una cosa veloce e poi ti passo il microfono. Penso che ci sia una formula unica per legare le due cose, cioè chi vende una cosa e il prodotto che sta vendendo, e penso che bisogna chiamarla coerenza, cioè io so di vendere un film onesto, può piacere o non piacere, ma è un film onesto nel senso che non è una bufala, non ti dico che è divertente e poi vai a vedere un film che non è divertente, non riesco a bleffare. L'ho sempre fatto e sempre lo farò. Io non sono qua a dire andate al cinema perché chi mi ha visto è un film veramente divertente, perché uscite dalla sala divertiti, perché lo stanno dicendo gli altri che è un film divertente, quindi io riporto esattamente ciò che sta avvenendo nelle sale cinematografiche di tutta Italia. Quindi non vendo mai bufale, io racconto storie che per primo vorrei vedere e nelle quali credo per primo.
Questo è, quindi coerenza, la coerenza che penso che sia il denominatore che debba unire il personaggio e il prodotto che fa. Ti è piaciuta questa? Sì, infatti. Bellissimo. Prego. Direi che la coerenza è la chiave in assoluto. Noi quando abbiamo iniziato a lanciare il film sui social abbiamo cercato di raccontarlo in modo più spiritoso possibile e cercando di raccontare proprio anche proprio la tematica, siccome in questo film si parla proprio di essere o non esserci, quindi si parla della sovraesposizione, si parla dei social network, quello era il mezzo migliore per noi e l'abbiamo usato per raccontare il film, ma per raccontare la nostra storia, che in realtà è quello che stiamo vivendo in questi giorni, quindi la coerenza è alla base e non andare oltre. Non raccontare bufale. Dai, faccio un'altra domanda delle tue, semplici. Un'altra domanda semplice. L'apparenza rispetto al talento. Ok? Nel film si parla di un talentuoso musicista, ok? Sì, che però non si caga non gliela nessuno. Fa. Non gliela fa. Nessuno. Quindi questa non è la realtà. E in Italia di casi dove il talento viene mortificato, abbiamo visto adesso lo scandalo nelle università, che però è una storia vecchia come sì. Vecchia tanto qua, o almeno quella dell'università, ma ce ne sono tanti altri casi in cui il talento viene mortificato in nome di X, in nome di una raccomandazione, in nome di una persona meno talentuosa, in nome di una persona che magari sa apparire e vendersi meglio, ok, rispetto a qualcun altro. E voi magari questo, ne avete mai fatto esperienza diretta di questa cosa qua? Cioè esservi sentiti scavalcati, passati avanti da qualcuno con meno talento, ma... No. Finita la domanda. No. Ho fatto 2 ore di domanda. Ti è piaciuto? No. No. Alessandro? No, diciamo che... No. Se una volta... bisogna no. Stringere i tempi. Opla. Diciamo che se c'è una bufala, a lungo andare non paga. Cioè è vero che se una volta il talento era il successo era direttamente proporzionale al talento, oggi spesso invece non è sempre così. Però a lungo andare io credo che il talento, se non c'è talento, è una bolla che esplode. Cioè ci sono 2 strade in realtà. Il talento dura nel tempo, chi non ha talento può vendersi quanto vuole, può riuscirci per un po' di tempo, ma finirà. È una miccia corta. E il talento è una cosa, è un fatto, cioè il talento ti è dato proprio dalla natura, dalla vita, è un DNA che puoi aver ricevuto da un padre. Ti interrompo, non è un po' retorica questa cosa, nel senso tu non conosci attori che sono, come dire, sullo schermo da una vita, ok? Meno talentuosi. E che sono dei cani. Io. Perfetto. Io ad esempio sicuramente sarò meno talentuoso di qualcuno che si crede talentuoso, quindi la domanda la dovremmo fare a quello. C'è quello in sala? C'è in sala l'attore. C'è quell'attore che si sente più talentuoso di me? Si è fatto davanti un bambino? Eccolo qua. Cuccioletto, vieni qua, vieni cucciolo, vieni. Sei spaventato, hai ragione. Quindi voglio dire, anch'io, anche lui, sicuramente in questo momento siamo persone esposte e da casa o nei social ci sarà qualcuno che dirà: ma guarda Fiorello, guarda Alessandro Pondi che senza talento stanno dappertutto, hanno un film in uscita e io sto a casa a anni ad aspettare. Sicuramente ci sarà, quindi anche noi siamo per qualcun altro non talentuosi. È una ruota, nessuno può decidere chi è talentuoso, chi non è talentuoso. Esiste il talento, poi ci sono le eccezioni e poi ci sono i grandi maestri, non so, è veramente complicato poterlo stabilire. Io personalmente non guardo, non riesco a vedere quello è meno talentuoso di me, va più avanti. Io guardo la mia vita, la mia strada, osservo il mondo, ma senza tentando di non giudicare mai. Se c'è qualcuno davanti a me e vuol dire che sta davanti a me, ci sarà un motivo perché sta davanti a me. Non devo guardare quanti difetti ha lui, devo adoperarmi io per poterlo superare, perché sennò diventa un discorso come un po' come i politici. Spesso la politica, se guardate bene i talk show televisivi, no? I politici hanno questa tendenza, non parlano mai dei loro pregi e di ciò che vogliono fare, parlano spesso dei difetti del loro vicino di tavolo e cercano sempre di trovare il marcio nell'altro.
Io voglio sapere quanto sei bravo tu, non quanto è scarso l'altro, perché solitamente negli ultimi vent'anni, forse anche di più, la politica è andata avanti cercando il difetto nell'avversario. Tu devi essere bravo, devi essere più bravo di lui. Berlusconi ha raccontato talmente tante barzellette che ha fatto vedere... Sì, probabilmente sì, lui è stato bravo in quello, nella comunicazione, nelle cose, però di fatto non c'è da dire, quando li vedo nei dibattiti televisivi, spesso è ma tu però hai rubato, ma tu hai rubato, cioè si fa la gara a chi è il meno peggio, ma possiamo andare avanti col meno peggio? Io voglio andare avanti cercando il migliore, non il meno peggio, e questo è il discorso, è il tema del meno peggio, deve essere proprio cancellato, dobbiamo dare spazio ai migliori, ai numeri uno, non al in fondo quello però ha rubato un po' meno di quell'altro, va bene, no? No, io voglio proprio uno totalmente pulito, totalmente in gamba, carismatico, non voglio quello che ha meno macchie dell'altro, ma è così. Un altro tema, un'altra domanda. Vai, sembravi Celentano. Un altro tema, vai. No, un altro tema che è sollevato dal film nella costruzione della storia. Abbiamo 4 minuti. Ah, ma ecco dov'era. Abbiamo 4 minuti. Ma perché ce l'avevi? Ma io voglio stare anche un po' di più. Ah, ma noi allora guarda, lo buttiamo. Dipende da loro se vi va bene, se no, è che c'è dietro Giulia. Se no. C'è dietro Giulia che diciamo, l'entusiasmo sale. Senti come sale. A un certo punto nel film il personaggio che interpreti tu sceglie di sparire, ok? Sì. Nel tentativo di, come dire, solleticare l'interesse delle persone, la prurigine anche di andare a scoprire chissà dove sarà andato a finire. È questo che succede in qualche modo, cioè bisogna andare per sottrazione, perché ieri tu dicevi in questo momento sono ovunque, che devo vendere... In questo momento sono ovunque perché ho qualcosa da dire, certo. Ho qualcosa da raccontare. Nel momento in cui io non avrò più nulla da raccontare, torno a fare... il mio mestiere, che è anche questo, ma poi c'è la prima parte del mio mestiere, c'è una prima parte dove si scrive una storia, seconda parte si va sul set a girarla, terza parte importantissima, raccontare al pubblico quello che abbiamo fatto. Ma che cosa scatta Alessandro nelle persone quando appunto si inizia a cercare, no? Uno sparisce volontariamente, scatta qualcosa, perché appunto scatta il mondo dei media, scatta, sì. Scatta qualcosa che forse è quasi atavico. Ma io penso che il pensiero del voler sparire penso che sia abbastanza frequente e comune, no? Io non so quanti dei signori presenti qui in questa bellissima sala, peraltro stupenda, meravigliosa, e vi ringrazio per questo invito, anche per vivere in un posto così unico al mondo, quanti dei signori presenti in sala, o tu, o io, o Alessandro, una volta nella vita non ci è passato mai per la testa vorrei sparire, che sia dato dal fatto perché, non so, in quel momento hai un problema esistenziale, o perché non girano bene le cose, o perché non va bene qualcosa nella tua vita. Penso che il pensiero del voler sparire sia abbastanza comune, quello di almeno una volta nella vita qualcuno, almeno io quotidianamente vorrei sparire. Nella mia vita oggi mi passa spesso per la mente, oggi vorrei proprio sparire, a volte per rabbia, a volte per una serie, a volte perché non è compreso magari il mio lavoro, a volte perché ho discussioni accese con i collaboratori con cui io lavoro, per vari motivi, per un traffico eccessivo in città, vorrei proprio, quando siamo in macchina, vorrei proprio sparire. Penso che sia un pensiero abbastanza frequente nelle persone. Poi questo inibisce, perché non è facile farlo. Però nel film c'è uno sparire, sì, per cercare visibilità, per accrescere la propria visibilità. Il meccanismo è leggermente diverso, certo, c'è il protagonista che assiste, vede sua mamma guardare una trasmissione televisiva che potrebbe essere simile appunto a Chi l'ha visto, dove è sparita una ragazza. È sempre molto più allegro di come lo raccontiamo, No, io lo voglio ricordare perché fai bene. Mai qualcuno è entrato adesso, questo signore, ad esempio, lei sta pensando che noi stiamo raccontando un film drammatico, giusto? No. Bene, è una commedia. Vai. Lei lo andrà a vedere stasera? Ha detto sicuramente, proprio come per dire sì, sicuramente. Andrei a vedere il film stasera? Allora mi devi postare il biglietto stasera. Mi cerchi la sottile, posti il biglietto e dici, sono quello che ieri stavo lì e sono andato.
E quindi vedendo sua mamma disperata che guarda questo programma televisivo dove tutti cercano, i media cercano la persona scomparsa, gli nasce l'idea. Quindi chiaro, in questo caso il nostro protagonista vuole sparire per un altro motivo, per accendere un riflettore su di sé, proprio per dire ok, siccome sapevo, c'ho tante persone che lavorano nel mio campo, no? Infatti molti musicisti e tutto, che cosa succede se io improvvisamente mi sottraggo? Inizieranno a cercarmi, e se mi inizieranno a cercare mi daranno per un momento di protagonismo, e questo è quello che accadrà. E da lì giù a ridere, ma e di lì, brutto! Un'ultima cosa, perché... No, che poi sai che si crea nel film a un certo punto, quando Martino Piccione, voglio dire, già con un cognome così, uno come può fare carriera? Abbi pazienza pure. Beh, cioè, Peppino Quaglia è il tuo compagno, Fabino. Martino Piccione e Peppino Quaglia, cioè... Tu capisci? Era un ornitologo quello che ha scritto. Nel momento in cui lui scompare, nel questo piccolo paese, il film è stato girato interamente a Ginosa, in un piccolo paese della Puglia, bellissimo, stupendo, un posto meraviglioso. Succede che in quel paesino dove fino a quel momento non accadeva nulla, quelle piccole province del sud, e non solo del sud, delle province italiane dove accade poco, non succede niente, la noia prevale. La piazza, la controra, da quel momento, nel momento in cui un loro compaesano scompare, si crea la notizia e da qui scatta quello che noi abbiamo chiamato, abbiamo definito l'indotto del dolore. Cioè l'indotto del dolore vuol dire che in un luogo dove accade qualcosa i media vanno subito a capire cosa sta succedendo, si nutrono di quel dolore e parte la macchina della share, degli ascolti. Cioè voi lo sapete che siamo nell'epoca in cui c'è gente che va a fare i selfie ad Amatrice, no? Con le macerie dietro, c'è gente che va a fare i selfie ad Vetrana o a Cogne con la casa degli orrori dietro, no? Questo si chiama Maccio Capatonda ci ha fatto un film. Questo si chiama indotto del dolore. Quindi nel film, nel momento in cui Martino Piccione sparisce, nessuno lo considerava, nonostante il talento, da quel momento tutti i media andranno a capire perché quella persona è scomparsa, ma che cosa è successo, e man mano e paradossalmente, ben arrivata, la stavamo aspettando, man mano e paradossalmente, lei andrà al cinema stasera, vero? Con quel signore là. Unite, no, no, con quel signore già accompagnato. Ah, già accompagnato, scusa. No. Si possono fare. Succede che paradossalmente Martino Piccione, che da quel momento non se lo considerava proprio nessuno al mondo, diventa sempre più famoso, fino ad arrivare a un punto in cui noi non possiamo raccontarvi. Assolutamente. Proprio non possiamo, è una cosa che ci hanno detto da Rai Cinema. Non spoilerate il prefinale, perché poi sul finale del film addirittura c'è una cosa molto particolare, e c'è una star della televisione italiana che ci ha concesso una partecipazione straordinaria, bellissima, proprio nell'ultimo frame del film. Quindi bisogna anche restare proprio fino alla fine, no, non perché, andarsene no, via prima. Abbiamo saputo che nelle sale cinematografiche a un certo punto il pubblico vede i titoli di coda, si alza e se ne va, rimangono così perché succede una cosa, e rimangono così e piano piano si risiedono. Quindi ai titoli di coda, se mai voi stasera andaste al cinema, ma perché questo è di solito, non vi alzate. È di esatto, solito il milanese che anticipa un milanese filo per il parcheggio. Anticipa, quindi non vi alzate, e succede ancora qualcosa. Perfetto. In realtà il tempo è già scaduto da un po' e avete un treno da prendere. Io ringrazio Alessandro, grazie, ringrazio Berti, grazie per aver accettato grazie il nostro invito. Vi invitiamo ad andare a vedere...